cos'ero intorno a vent'anni, un manicomio sul letto di danni, sogni sciatti. La festa di San Valentino è alle porte e porta con sé sempre un importante dilemma tra gli innamorati: meglio il sesso o il romanticismo? Tutti e due, sicuramente, un mix di entrambi, con i giusti dosaggi. Oh no, e ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora boreale. L'innamorato oggi cosa vuole dal suo partner o dalla sua partner? Sicuramente essere ascoltato, compreso, riconosciuto è il primo punto, cioè esistere per l'altro. E poi ovviamente una serie di dimensioni emozionali importanti, quindi l'affetto, l'emozione, il sentimento e perché no, anche la sessualità. Io amo te, ti amo talmente tanto e tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan e non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Ma in che misura è più importante il sesso oppure il romanticismo? Nella misura in cui permette all'altra persona di sentirsi parte del mondo dell'altro. Quindi il sesso è una dimensione di pienezza, ti fa sentire importante per l'altro, perché l'altro ti accoglie. Il romanticismo è quella parte dell'emozione che noi abbiamo che ci fa sentire altrettanto importanti, quindi mescolarli entrambi. È come se il romanticismo fosse il colore e il sesso fosse ciò che tu riesci a dipingere. Insieme diventano praticamente un capolavoro. Molte coppie, specie tra i 35 e i 50 anni, perdono tanto in quest'ambito, nel senso che vivono la dimensione della coppia, della relazione, più come una scarica pulsionale e non come una dimensione di completezza. Sarebbe importante allora per lui e per lei attenersi, tra virgolette, a semplici regole, che possono essere anche spicciole, ma importanti, del tipo, per lui ad esempio, riuscire a sorprendere in qualche modo la lei, no? Basta un niente, anche un taglio nuovo di capelli, anche un profumo. Sicuramente l'attenzione di lei diventa concentrata su di te. Se poi riesci a farla sentire importante ascoltandola, quindi le poni quella dimensione di ascolto attivo che la fa sentire parte del tuo mondo, lei diventerà parte attiva di tutto il tuo mondo, anche di quello sessuale, perché la fai sentire importante da un punto di vista emozionale, automaticamente lo diventerà anche sessuale. Per lei allo stesso tempo due consigli molto molto veloci. Uno è quello, per esempio, di scrivere, no? Un bigliettino o una lettera e metterla sotto il piatto, nella cena a lume di candela. In quella lettera tu gli racconti un momento importante vissuto insieme. Il potere è fortissimo, come ad esempio anche all'interno della dimensione relazionale, l'uso delle mani, l'uso delle labbra in un contatto che sia intimo e non genitale diventa fondamentale per cementare il rapporto. Come bisogna vivere il giorno di San Valentino? Ma è davvero la festa degli innamorati? Sicuramente lo è. È una festa in cui sentirsi innamorati è quel momento in cui rendere speciale qualcosa che normalmente diventa quotidiano, normale, molto spesso purtroppo banale. Allora, in San Valentino tu ti rendi conto che ci sei, che vivi una relazione. Come viverla? Sicuramente con grande spontaneità, con l'innocenza dei sensi e dell'anima, che fa sì che tutto quello che tu vivi diventi smaliziato. Quali sono i doni perfetti per la festa di San Valentino? I sentimenti. I sentimenti trasmessi con parole semplici. Basta un semplice ti voglio bene, ma autentico, vero, fatto passare attraverso il canale del cuore, il dono più grande. Non c'è altro, riesce a passare, a penetrare e a lasciare un segno che è per sempre. Un ingrediente importante per cominciare, ecco, una storia d'amore, per affascinare, è sicuramente quello di rompere gli schemi. Nel momento in cui noi ci aspettiamo qualcosa, quel qualcosa diventa standard nella nostra mente e non ci colpisce, non ci affascina più. Vogliamo colpire? Vogliamo andare dritti al cuore? Sorprendiamo, ma facciamolo in maniera assolutamente semplice, innocua, innocente, ma facciamolo. Ma esiste ancora l'amore vero? Sì. Mi dispiace dirlo per i tanti che ancora non ci credono perché magari vivono uno stato depressivo e quindi di rassegnazione, ma posso essere convinto più che mai adesso, per la mia esperienza, l'amore è quello vero con la A maiuscola, esiste davvero.
E invece per chi in questo momento sta soffrendo perché magari è stato lasciato dal partner oppure sta vivendo delle problematiche di coppia, in che modo possiamo confortarli? Sicuramente una coppia si regge sul valore di entrambi. Non deve esistere un meccanismo di dipendenza tra i partners, perché altrimenti quello non è amore, è un legame, un vincolo per soddisfare un mio bisogno. Quindi se magari un partner è stato lasciato, la cosa importante, il consiglio che sento di dargli in questo momento, valorizza te stesso, innamorati di te. Se ti innamori profondamente di te, l'altra persona si innamorerà di te. Non riesco a dormire, non riesco a respirare, non riesco a mangiare. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.